quante sono al momento le persone che si sono rivolte a lei? Che modo intendete agire? Allora, per il momento sono stati conferiti 6 mandati dalle famiglie nella lista della procura, non solo a me, perché ce ne stiamo occupando io e il collega Roberto Napoleoni dello studio. E come intendiamo agire? Al momento le informazioni a nostra disposizione sono veramente limitate. Ci limitiamo a prendere atto del fatto che perché sia stata confermata la custodia cautelare in carcere, la procura avrà certamente delle carte importanti da giocarsi. Al momento possiamo dire che qualcosa è successo, quindi il fatto è accaduto, poi vedremo come è accaduto e chi l'ha compiuto. Che oggettivamente il fatto si sia verificato per noi è importante, ovviamente da un punto di vista civilistico, perché estenderebbe la responsabilità alla struttura ospedaliera. E quindi la nostra intenzione ovviamente sarà quella di, una volta appurati i fatti, chiedere un risarcimento nei confronti della struttura ospedaliera. A grandi linee l'impostazione al momento è questa. Parlando con l'avvocato difensore della donna, dice che comunque la sua assistita è innocente e che in realtà è stata incastrata. Al momento non abbiamo informazioni per poter dare un'opinione fondata, per cui ci limitiamo al momento a prendere atto dei provvedimenti del giudice che ha confermato la custodia cautelare in carcere, ma al momento di più non posso dirlo. Oltre a questi 13 casi, altre persone si stanno avvicinando a questa vicenda perché hanno dei dubbi se anche dei loro familiari siano coinvolti. Sì, ci sono delle famiglie che hanno perso i loro congiunti nel periodo, diciamo, incriminato, secondo modalità che hanno ritenuto sospette fin dall'evento, e con alcune coincidenze anche relativamente alla persona indagata, però si tratta veramente di al momento di dubbi, di forti sospetti e nulla più. Si tratterà di vedere se poi questi sospetti troveranno conferma nelle indagini della procura.